Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de alma, emerges las cosas llena de alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas. Estás como distante. Estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrellas, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa, basta. Estoy alegre, alegre de que no sea así. Presentation before we hear the poems, some poems about the Italian translation of Neruda's poetry. I would like to quote from Neruda's very important and telling comments he made in an interview in the Paris Review in 1971. He told Rita Gibert in that interview that his favorite translations of his poetry were in Italian because of the similarity between the two languages. English and French, which are the two languages I know outside of Italian, are languages which do not correspond to Spanish. This is Neruda talking. Neither in vocalization, or in the placement, or the color, or the weight of the words. It is not a question of interpretative equivalence. No, the sense can be right, but this correctness of translation, of meaning, can be the destruction of a poem. In many of the translations in French, I don't say in all of them, my poetry escapes. Nothing remains. Una parola veloce va detta sulle traduzioni italiane della poesia di Neruda. Sono da citare i commenti molto importanti e significativi di Neruda, che rilasciò in un'intervista alla Paris Review nel 1971. In quell'intervista disse a Rita Gibert: le sue traduzioni preferite delle sue poesie erano in italiano, perché dice, la somiglianza tra le due lingue. L'inglese e il francese sono le due lingue che conosco al di fuori dell'italiano, sono lingue non corrispondono allo spagnolo, né nella vocalizzazione, né nella collocazione, né nel colore, né nel peso delle parole. Non si tratta di equivalenza interpretativa, no, il senso può essere giusto, ma questa correttezza di traduzione, di significato, può essere la distruzione di una poesia. In molte delle traduzioni in francese, non dico in tutte, la poesia sfugge della mia poesia. Communist credo running through his poetry, and the Italian government was increasingly alarmed that he could represent a dangerous political influence on the masses. On January 10, 1951, he traveled to Florence accompanied by Dario Puccini and Mario Socrate. He received a warm welcome from the communist mayor and read his poetry in the Palazzo della Lana, the Officine Galilei, and the Palazzo di Parte Guelfa. Florence meant a lot to Neruda. While he was there, he was given a 1484 copy of Petrarch's work, which he treasured. Visitò Firenze, Torino, Venezia, Milano e Genova. Ma c'era un chiaro credo comunista che percorreva la sua poesia e il governo italiano era sempre più allarmato dal fatto che potesse rappresentare una pericolosa influenza politica sulle masse. Il 10 gennaio 1951 Neruda si recò a Firenze accompagnato da Dario Puccini e Mario Socrate. Ricevette un caloroso benvenuto e lesse le sue poesie a Palazzo della Lana, alle Officine Galilei e al Palazzo di Parte Guelfa. Firenze significava molto per Neruda. Mentre era lì gli fu data una copia del 1484 dell'opera di Petrarca,
a cui teneva molto.